Ciao ragazzi, siamo in questo nuovo video, sono sempre io, Free to Buy, e siamo qui per parlare dei due soggetti che avete notato qui in copertina, però prima sì. Ok ragazzi, quindi prima cosa, questo video che avete notato è uscito di domenica, probabilmente farà zero visualizzazioni, zero niente. Non andrà molto bene, però non ho avuto tempo questa settimana per farvi vedere il video, i soliti due video della settimana. Ho preferito farlo uscire domenica piuttosto che non farlo uscire per una settimana non molto lavorativa. Anche se per me poi da YouTube è stato molto produttivo, perché ho avuto a che fare con i due motori grafici gratis, diciamo, per eccellenza. Cioè, Unity, secondo me, è quello più usato in questo momento da gente amatoriale, come posso dire. È la Unreal Engine 4. Allora, noi abbiamo, come sappiamo, sotto i due gratis, però la Unreal Engine 4 è valutato come decimo mio motore grafico in questo momento al mondo. Ed è gratis, lo potete scaricare comunemente dall'Epic Games Store. Sì. Però io mi sono trovato molto meglio con Unity, perché Unity, come sappiamo, c'è molti che dicono è una merda e tutto, ma no, perché Unity viene sfruttato bene, ha una grafica eccezionale, con niente da invidiare all'Unreal Engine, che secondo me è superiore. Però Unity ti dà l'assistenza, ti dà le basi, dà dei tutorial avanzati e basici, dà degli assets per allenarti, diciamo, allenarti. Io suggerisco la Unreal Engine 4 a chi ha veramente tante esperienze se non competenze. E come io non faccio per il momento videogiochi, ma io faccio level design. Quindi per me è fondamentale avere un piano su cui lavorare in modo soprattutto veloce, perché non sappiamo, il level design, cioè ci fanno le speed su YouTube tra SketchUp, Blender, Unreal Engine e Unity. Però Unity dà, come ho detto, già una mano, è un po' più semplice da usare, so, per quello che faccio io è perfetto, perché dà molte più opzioni. Invece la Unreal Engine è fatto per chi ha delle competenze, e chi ha delle competenze non solo con la Unreal Engine, ma già con Blender. SketchUp non lo so, perché SketchUp lo vedo molto più super Unity, ma nemmeno io lo uso più Blender. Blender secondo me è perfetto per tutto, è un software gratis di modellazione 3D, non so se è pure 2D, però sì, 3D sì, sicuro. Il 2D è gratis, però naturalmente la Unreal Engine per fare già solamente delle animazioni dovete avere o degli script ben adattati o motion capture, quindi costano. Invece su Unity, se è per le animazioni, sì, pure, è uguale, però sulla Unreal Engine partite da zero. Poi c'è il marketplace dove potete comprare già dall'Epic Game Store i vari assets, anche le varie animazioni. Io vi consiglio per l'animazione Adobe Fuse, che in questo momento è ancora in beta, però è molto completo e va ad assimilare Mixamo al suo interno. E su Mixamo, una volta creato il personaggio, che è facilissimo, no, già sono i vari assets delle varie parti del corpo, qui a Mixamo va delle animazioni che potete poi esportare su Unreal Engine, su Unity. Ringrazio Adobe Fuse, create Adobe Creative Cloud e create Adobe Fuse. Pesa un botto, se non sbaglio, però è utile, poi non è che fa sforzare molto la CPU, è adatto a tutti. Unity, come abbiamo detto, è adatto a tutti, secondo me, a chi vuole iniziare. Quindi non vi consiglio di fare la cazzo, fatti di andare subito con la Unreal Engine. La Unreal Engine poi soprattutto va a sforzare molto la CPU, perché se avete un gran progetto, cioè nei requisiti, cioè basterebbe avere 6 giga di RAM e una scheda video, diciamo, basica, e andrebbe bene. Però se andate tipo a creare un progetto di vari chilometri, è già lì il computer vi chiederà una bassa risoluzione. Questa bassa risoluzione, se è richiesta su un programma grande, abbasserà tutte le risoluzioni, tutte le texture. L'ho preso sulla mia pelle, non fidatevi. Vi andrà a bloccare il computer, cioè ve lo frizzerà. Se no, avete un computer incredibile. Anche se avete di fascia alta, il computer non vi chiederà di abbassare texture, che ce la farà. Invece su Unity c'è un adattamento superiore a questo. Ragazzi, io in questo video non voglio dire che è meglio Unity, sto dicendo è meglio Unity per iniziare. Ma se avete già delle competenze e tutto,
Vi consiglio accendo accendo a Real Engine 4, che è gratis, è ottimo, cioè secondo me è uno dei migliori al mondo. Confermo, vado ad accendere quest'idea del migliore motore grafico al mondo. Tra i primi, come sappiamo, c'è il Rage di Rockstar, il Fox Engine di Kojima. Non so se è ancora di proprietà di Kojima. Però ragazzi, andiamo a sapere, vediamo. Quindi ragazzi, al prossimo video, ciao!